Arnaldo Maruca, segretario della FLCGL, sì. Catanzaro. Catanzaro, sì. Siamo qui ancora per protestare contro questo disegno di legge Buona Scuola. Lei cosa ne pensa? Allora, intanto io dico che il disegno di legge non è sulla Buona Scuola, è un disegno di legge che riguarda la scuola ma non la Buona Scuola. Siamo contrari ad alcuni punti di questo disegno di legge, pur ritenendo che ci sono delle cose buone, tipo le assunzioni dei precari, che secondo noi dovrebbero essere fatte per tutti i precari e non solo per una parte di precari, che resterebbe tagliata fuori, soprattutto quelle persone che sono in seconda fascia, che hanno prestato già 36 mesi di lavoro, che hanno l'abilitazione e che quindi in qualche maniera hanno servito questo Stato che adesso li lascia fuori in primis. E quindi siamo d'accordo, però a condizione che si ampli, diciamo, l'incremento, anche perché nella scuola c'è bisogno di posti, c'è bisogno di personale, quindi non è che fanno uno sforzo così enorme come sembrerebbe che volessero far capire. In più siamo contrarissimi al fatto di avere questo preside che decide tutto lui, mentre oggi invece i poteri sono bilanciati dal collegio della gente e dal consiglio di istituto. Questi sono i primi due motivi, diciamo, di forte riscontro contro questo DDL. In più ci sono tutta una serie di deleghe in bianco sull'orario di lavoro dei docenti che verrebbero delegati al governo, sul fatto che scomparirebbe il contratto nazionale, perché il governo farebbe delle regole e delle leggi che noi dovremmo in qualche maniera subire, sul fatto che non si parla di rinnovo contrattuale, sul fatto che ci si dica vi sentiamo tutti, ascoltiamo tutti e poi decidiamo, però qui si sente tutti veramente, però si fa quello che si è già proposto di fare, cioè nel senso che non è stata mai aperto un tavolo di discussione per dire questa cosa la vogliamo fare così, voi che cosa ne pensate e poi modifichiamo un qualche cosa. Se si è modificato un qualche cosa, si è modificato perché per lo sciopero che noi abbiamo fatto, per l'opposizione che stiamo facendo, diciamo, in questi quindi giorni. State cercando più sinergia con lo Stato? Noi sì, in questo senso sì, più sinergia con i politici che stanno lì a decidere per noi e sul nostro futuro, sul futuro della scuola pubblica. L'altra questione è che in questi anni la scuola pubblica è stata vessata in termini di tagli di personale, di tagli di finanziamento, e poi è facile dire non funziona. Nel momento in cui tu mi tagli le risorse, è chiaro che la scuola pubblica non funziona, a discapito di quella privata dove ogni anno lo Stato dà dei soldi. Su queste cose noi siamo in campo. Giuseppe Valentino, segretario generale CGL Catanzaro, anche lei qui a guidare, insomma, tutti questi insegnanti di ruolo precari per protestare contro questo decreto. Beh, a guidare, a fare la mia parte, credo, insomma, necessaria per un sindacato come il nostro, stare dalla parte di chi vuol difendere in questo paese, non il vecchio, l'esistente, vuol difendere un principio, il principio che la formazione, l'istruzione fa parte di una di quelle cose fondamentali per costruire una società nel futuro e una società migliore di quella che ci hanno lasciato. Il decreto che il governo ha proposto, la cosiddetta buona scuola, non è affatto una buona legge per quanto riguarda il futuro di questo paese, perché mette nelle condizioni intanto chi insegna di essere ricattabile da chi dirige l'istituto scolastico, perché sarà il preside a scegliere la propria squadra. Questo non è un atto di libertà, è un atto di sopruso, perché mi ricorda un po' i tempi antichi e Socrate, no? Un po' quando il maestro doveva dire o imporre le regole che la società gli poneva. Dall'altra, noi crediamo, insomma, che la formazione e l'istruzione abbia bisogno in questo paese di essere rafforzate e non indebolite, innanzitutto a partire dalla scuola pubblica e innanzitutto a partire dal fatto che la scuola deve formare delle classi dirigenti che siano curiose nei confronti della società e che possano, diciamo, rispondere ai bisogni di una società complessa come quella nostra. Questo decreto parla solo di tagli, di limitazioni, di un mondo che si vorrebbe non società civile, appunto, che si forma, ma va molto a cuore
nella logica che tutti noi siamo dei lavoratori, dei produttori e che quindi insomma ci serve quel minimo per imparare a produrre, invece serve una società di persone libere appunto per renderla migliore. E per questo insomma noi chiediamo che il Senato non approvi il DDL che sarà in discussione in queste ore. In tutte le piazze d'Italia si sta provando anche spontaneamente a scendere in piazza. Il tema della scuola è un tema di quelli che mette a dura prova questo governo, perché deve capire non che basta fare le riforme per andare avanti, ma basta diciamo condividere le scelte per provare a cambiare le cose e non imporle. Ma comunque è un decreto che va totalmente annullato o modifica? Abbiamo visto che ci sono state delle modifiche, quindi voi aspettate ancora altre modifiche? Sì, noi aspettiamo delle modifiche sul cuore del provvedimento, quindi la questione dei prezzi, la questione dei concorsi pubblici e della questione del precariato, che non è totalmente ancora sciorinata diciamo, nella discussione che si è fatta successivamente ai grandi scioperi che abbiamo fatto qualche settimana fa e che hanno fatto avvertire al governo un po' l'esigenza di cambiare. La riforma ha cambiato dal punto di vista culturale, da come è presentata, perché il tema è proprio là, anche sullo scambio che il governo propone ogni volta ai lavoratori. Anche in questo decreto c'è la stessa diciamo, filosofia degli 80 euro. Io do, dice il Presidente del Consiglio, 500 euro ad ogni insegnante per qualificarsi. È un atto diciamo, che la dice lunga sulla cultura con la quale questo governo si muove, cioè l'idea che ti compro con un contentino rispetto al fatto che però ti mortifico come persona, ti mortifico come lavoratore dentro la scuola. Non ci stiamo e va cambiata assolutamente.